suggestivo scenario della Certosa di Padula, un dibattito ha coinvolto imprenditori, amministratori e rappresentanti istituzionali per discutere dell'imminente apertura dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. Moderato dalla presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, l'evento ha evidenziato l'importanza di accogliere i turisti con professionalità e stimolare l'imprenditoria giovanile nel settore turistico locale. Gli interventi hanno enfatizzato le opportunità di sviluppo legate all'aeroporto, sottolineando la necessità di investire nella formazione del personale e nell'efficiente connessione con le località turistiche. La partecipazione attiva delle aziende locali ha dimostrato l'interesse e l'impegno nel garantire il successo di questa nuova infrastruttura. Un'infrastruttura come quella dell'aeroporto è un'infrastruttura che può cambiare il volto di un territorio, che poi sia nella provincia di Salerno, ma anche focalizzandoci sull'area che ci ospita oggi, il Vallo di Diano, non può che essere un momento importante. Senza infrastrutture non ci si collega con nessuno. Noi difatti a luglio apriamo la porta verso il mondo. E lo dico in maniera enfatica, ma è vero, perché poi alla fine non è solo i voli che partiranno, ma i voli con i quali poi ti potrai collegare da altri scali, e quindi questo significherà poter raggiungere qualsiasi destinazione. L'apertura dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi è una grande sfida e opportunità anche e soprattutto per le aree interne come il Vallo di Diano. E questa giornata dedicata proprio a parlare e a confrontarci su quello che sarà il progetto strategico dell'aeroporto di Salerno ci farà capire proprio quali saranno le prime dinamiche di sviluppo. Ritengo che l'apertura dell'aeroporto non andrà a caratterizzare soltanto sviluppo nell'attività del turismo, ma sarà un progresso a livello trasversale per tutti i settori economici produttivi del nostro territorio. Ma per fare questo bisogna pianificare una strategia e perciò noi siamo qui stasera e come Confesercenti abbiamo voluto tanto questo incontro per iniziare a parlare e fare massa critica anche noi delle aree interne della provincia di Salerno. L'aeroporto Costa d'Amalfi e quindi dei conseguenti voli di linea che ci saranno all'interno, sicuramente per il nostro territorio si apre uno spiraglio amplissimo. Noi siamo a 40 minuti, quindi siamo molto vicini, si creeranno sicuramente maggiori possibilità turistiche, maggiori possibilità lavorative, ma maggiori possibilità di incontro in generale. Noi dovremmo farci trovare pronti, come ho detto, istituzioni, operatori, stessi cittadini, perché si possa creare una rete che possa tenere il tutto insieme verso lo sviluppo della collettività. Si tratta di quel classico salto culturale che noi dobbiamo fare di mentalità per raggiungere l'obiettivo comune.